Nonostante il sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza ai beni ambientali di Napoli e dalle forze dell'ordine e nonostante la richiesta ufficiale avanzata dalla Soprintendenza all'amministrazione comunale di sospendere i lavori e nonostante la pioggia, continua senza sosta il vergognoso scempio ambientale sul lungomare di Casamicciola Terme per realizzare il distributore di carburanti ERG proprio accanto all'unico eliporto pubblico dell'isola d'Ischia. Ben due autobotti sono presenti sulla ex strada statale 270 e continua la colata di cemento che in una zona dove il PTP non prevede alcun intervento edilizio. Che vergogna, proprio così.